dopo una lunghissima attesa. Scusate, scusate tutti. Ho dovuto chiudere i botti, ho iniziato Twitch, lo speciale di Natale, di 200k. Sì, sì, ma continuo pure Death Note, sì, sì. E finì sta seconda The Got, sì, sì. Scusa, scusa, scusa. Episodio 4 del pugnettino del Muori. Siamo già un terzo della prima serie, wow. Passato quasi un anno. Che starta col comunismo. Viviamo in un mondo dove quasi un miliardo di persone soffre la fame. E per esempio solo in Italia il 10% delle persone possiede il 50% delle ricchezze. E l'altro 50% restante 90% delle persone. Per dirti, non mi invento niente. La forbice sociale si allarga sempre di più. Fai spaccate proprio e Carla Fracci muta. È ora di basta. Si deve lavorare per vivere, non vivere per editare. Per lavorare. A noi non ce va de fan cazzo, ma con fierezza. Lo rivediamo. Vendichiamo proprio. Pelati di tutto il mondo, unitevi! Attenzione, chi sono questi? Le sardine? I pesci palla? No! Si fanno chiamare Paradise Group. E cosa chiedono? Il reddito di cittadinanza! Paradise Group, Movimento 5 Nuvole, con a capo Beppe Grillo? Beppe Brullo! Basta! Vin Diesel Freebooter! Ti è Hammerhead! Va, è lui il capo. C'ha pure le fiamme per distinguersi, capito? È il capoccia! E comunque senti il discorso e non è che abbia proprio tortissimo, però votate per me! Meh, mio padre c'ha la fabbrichetta, sto bene così. Capo, mi duole informarla che te se inculano proprio. Perché tocca fa bordello! O la gente in te da retta! Ma la violenza è sempre sbagliata! E che la rivoluzione francese, americana, tutte le rivoluzioni l'hanno fatta con le chiacchiere e non le studi come cose positive? Oh, ma convinto, regà. Bordello! E via con la sigla! Questa è la residenza di Berlusconi. Soldoni! Pariva e c'è. Guarda le leggi a persona, ma come pagano. È una vergogna! Gear Third! Come no! Boom. Minghie, manco il capo. Se uno degli scagnozzi base te torre depisizza un palazzo, questi sono pericolosini, eh. Tutto grazie alle nuove super tute, tutte cose Galaxy Tuta 20. Ah, ma siete anche scienziati. Che se siamo fregati. Ok, niente. Ma non te fregavi le macchine, te? Me le sono fregate tutte dopo 14 film. Capo, mi chiami in un altro modo, per favore? Sì, ho un cranio abbastanza evidente. Boss, dica. Mi sa che non era il palazzo dei Bersoldoni, ma uno dei case popolari del centro medio basso pari nostro. Colpa dei ricchi che ci mettono gli uni contro gli altri mentre se mangiano tutta la pagnotta. Te lasciano un pezzetto e fanno guarda l'immigrato che sole prende il pezzetto mentre loro mangiano. Un po' troppo, però è così. È colpa loro! Andiamo a fare giustizia. Just do it! Eroe! Delle uova, guardale. Un branco d'execute. Ma finalmente arriva! È lui! Il personaggio migliore di sta cazzo di serie. Quando arriverà qua la puntata io ci piango, ci voglio pensare. Lui! Il ragazzino! No! La bicicletta! No! Quello è il destriero di Spatent Rider! Ciclista senza licenza. Che cazzo no? Lascia perdere il nome, è forte, fidate. Che ha raccattato il palloncino al piccolo angelo. Me coglioni che eroe. Qualcuno dovrà pur farlo. Lo aiutavi te, ragazzino? Non credo. E via ad aiutare le boomer ad attraversare la strada. E niente, lui va in bici. Fa questo. Il più grande, sì! Parlando di eroi, ecco il nostro di eroe. Che sogna caccole, vada guarda. Così empatizzi, è proprio uguale a te che fai gli incubini. Solo che, no, lui te vaporizza toccandote. Ma è uguale a te. Accende la TV. Drammi. Spenge la TV. Ma ancora che la TV stai? Ma va su YouTube o Twitch. In TV si parla di questo gruppo. Gli utopisti, sardini, pesce palla, comunisti, buonisti, ospiti a casa tua, Movimento 5 Nuvole. E quest'uomo è una supposta. Il capoccia che ha la super capoccia. È alto 2 metri e 15 centimetri e pesa 210 kg. Ritiro subito tutto. Ha una testolina particolare. Che è bella, è bella. Ma Cristo, 210 kg è un trattore, un suppostone. Quello che chiedono è il reddito di cittadinanza. Vabbè, mi pare anche giusto. Ma a questi non gli sta bene che ogni tanto gli mandano le proposte di lavoro. Vogliono i soldi e basta. Questo mi sembra un po' troppo, eh. E so tutti pelati. I
Nazi Skin. Ma non erano comunisti? Che siano i famosi fascisti rossi. Yoshimori, Yoshimori. La domanda ora sorge spontanea: ma non è che prenderanno il nostro eroe per uno di quelli? Me stanno a frebbo dall'acconciatura. Fanno fare brutta figura ai calvi. Ma no, il nostro eroe è Collino. Ci saranno messi tanto d'impegno per far bella figura ai glabri. E morirono questi e tra. Io non sono uno di loro. Come no, ecco te. Guarda questo, questo uguale a te, eh? Questo sei te. Non so io. Allora, azz. Adesso me sentono. Utopisti, sardine, pesce palla, comunisti, buonisti, ospiti della casa tua, Movimento 5 Nuvole, fascisti rossi, continuano a far danni e nessuno riesce a fermarli. Ma riecco lui! Il nostro eroe! Pure lui! Il mio eroe! Spade Rider! Prima però parcheggia bene la bicicletta. A posto? Dritta? Non ci metto un lucchettino, non si sa mai? No. Non passerete! Attenzione! Tutti hanno fiducia in lui! Magari lo vedi così, molto eco-friendly, pagato da Uber, da Jump. Ma i personaggi comici di sta serie ci insegna che so fatto! Spade Rider, no! Salvatelo! Sarà la prossima volta, dai! Sei comunque il migliore! Non è forte, ma nonostante questo, va da solo contro Vin Diesel versione Iron Man e Scagnozzi. Anche se finisce così, lui ce va! Cazzo Intensibrit! Eccolo il palazzo di Ben Soldoni! Guarda le metafore accuratissime del capitalismo, dei ricchi! Che bello sto anime fumetto manga! Una merda d'oro! Caccacielo lo chiamano! Ecco Silvio! Soldoni! Emilio! Che famo? Che ne so? Mi accuseranno di essere mafioso! Ci penso io! Oh, tutti i personaggi in sta puntata! Conosciamo pure Sonic! Il mio contratto non è ancora finito. T'ha detto culo! E visto che quella è una supposta, combaciano proprio in tutti i sensi. Basta volgarità! C'è i cacchi sul palazzo, c'hai! Ricombacia lì! Spieghino volante di chi so questi, delle tute, di che vonno. Perché sì, ma l'abbiamo visto nei 7 minuti prima. Ok! Ed ecco i cattivoni all'entrata del villone! Ombre meridiane che funzionano de merda! Cosa succede? Non mi sembra normale! E infatti... Sì, vabbè, ma che sei uno spirito? Ho il dovere di informarvi che so cintura nera in vedevasto la vita, ma ho anche dei principi, tipo quello là con gli occhiali, non lo colpisco. E se ve l'annate, tutto a posto. Paura, eh? Un ragazzino esile da solo contro voi energumeni avanzi de galera, bombati de vodka Red Bull e armature. Ve state a caga sotto. Dissediamo! Ma qui siamo in un anime, manga, fumetto, quello che te pare. Quindi il ragazzino esile, tu mi insegni che è forte? Sì? No. Un pazzo psicopatico! Madonna, non mi scorderò mai la prima volta che ho visto. Pensai, ma questo è un assassino genocida, un matto. In un frame ha ammazzato 15 persone. Ma comunque è forte, oh. Ammazza, ammazza tutti. No! Che c'è? Ho ammazzato pure quello con gli occhiali, eh? Me sa, porca. Capo, perché stanno tutti a fare il cosplay di Ned Stark? Me li hai ammazzati tutti, uffi! Amered passa al contrattacco. Pensi di farmi paura, piccolo angelo? Ma se nemmeno riesci a vedermi, sono troppo veloce. È diventata una lotta Pokémon. Caduta massi frana roscio tomba tutto. Ma sono sbagliato, non è Vin Diesel freebooter. È The Rock. Rocce, rocce ovunque. E simbolismi ancora di più. E sì, ma quanto veloce! Un mitra! Signor Sonic, è preoccupato? Mannaggia, ancora quel fastidioso tic. Cosa? Ridere? No, ridere come un pazzo malatissimo. Ah, tranquillo che non sei l'unico con sto problema. Voilà! Ha fatto un corridoio, sì. Casualmente le rocce si sono disposte in sta maniera. E chissà da dove arriverai per attaccarmi. Posso saltarle le rocce? Corre sopra le rocce per dire posso fare un sacco di cose. Beh, ma non vale. Hai paura di non essere troppo veloce? Ma non era il tuo punto forte. Ti chiami pure Sonic, come un altro veloce, guarda caso. Io sarò pure The Rock Freebooter, ma non è che te sei Sonic Freebooter. È solo monimia! Comunque sì, è un po' rustico sto pelato Ed, però il fatto che si è inventato il piano, dritto per dritto, poi pure quello che farà dopo, io mi ricordo che ho pensato che non è così stronzo, dai, dai, bravo, sei stato difetto. Ma manco Sonic è così stronzo, mica cederà alle provocazioni. Quello te fa tipo bowling, giusto? E invece sì, pure lui è infantile, entusiasta. Gotta go fast. Mach 1. Corsetta jogging Mach 2. E... è veloce. Tira qua la roccia. E
No, sorpresone, c'ha pure le mosse d'erba. Alberata! Una mossa esclusiva sua poi, Sto giro manco fossa, te salvo! Coltellino alle spalle. Sonic era già arrivato dietro di lui, cioè... Vabbè, addio Hammerhead. Insegna agli angeli. Credo in me, nel cuore. Pronto? Tutto risolto. Stavo giusto dicendo ad Hammerhead di insegnare agli angeli. Niente, perché è sparito. Ma com'è sparito? Ma che non sei riuscito a seguirlo con gli occhi, non te ne sei accorto? Ma allora lui è più veloce di te. Vabbè, Hammerhead è sopravvissuto! Avresti dovuto mirare alla testa. Con lui non funziona, perché è più resistente dell'armatura. Grazie alla capsula in glicerina. No! Mi vendicher! Sbuca il nostro eroe. Madonna, questo porello. Ma che sta dentro Fortnite, sta? Dove si gira, disagio. Comunque, ci crede ancora. Ma prima... Siglina in tramezzina! E si ritorna da Flavio, da Genos, che ci rivela un pochetto dove trova i soldi per i fasse ogni volta a Brand New. Che manco share. No, vorrei. E cioè dal dottor Tamfos, cuseno. Sì, ma lo vedi, no? Che questo non è più umano. Cioè, guardalo. Robocop in petto a lui, pare che si è sbucciato il ginocchio. Ma che è rimasto di lui? Come è nata? Ogni volta che provo a fa botte con qualcuno, mi sbullonano peggio di quando lavoravo per la Ford. Porello Genos. È che si applica, ma non è intelligente. Ma sa che è meglio fatte più forte. Te che dici? Dico che te sto a preparare le robe 16.000 milioni di cavalli, pony e pure zebre. Sei contento? Grazie papi! Ma chi sei tu? Ma dove li trovi i sordi? What are you freebooter sei? Con questo power up sarai più forte di Saitama. Wow. Se lo dici te, Todd. Torniamo dal nostro eroe, che è praticamente il mini-me di Supposted. Ma devo togliere quel coltello? Non posso, mi blocca l'emorragia. Se lo tiro fuori parte il sangue. Giusto. Oh, questo mi convince sempre. Sei un compagno utopista, sardina, pesce palla, comunista, buonista, ospite la casa tua, fascista rosso, movimento 5 nuvole. No, sono solo calvo come te. Ma io mica so calvo, io me rado. Ah, ma quindi sei pure un pelato, freebooter. E siccome freebooter proprio tutto, pure la signature move. La signature, la signature. Wappa! E niente, perché... vabbè. Mannaggia, pure questi fanno cagare. Che vita vuota. Porellino, nostro eroe. Come ti permetti? Mi costringi a usare il 100% freezer style. Massima puttenza. Ah, ma le fiamme hanno un senso. Pensavo fossero solo disegnate, calcola. Sei pronto per la mia mossa finale? Girello della morte. Ma che spettacolo, queste cose sono troppo belle di sto fumetto anime manga, come te pare. Qui te fa capire che sto Hammerhead è un coglione, un sempliciotto, e che è anche simile a Saitama. Empatizza, perché la usava pure lui sta tecnica, come tutti da ragazzino che fai. Empatizzi pure te. One and punch. E finisce come perché deve finire. Le mie vergogne. Scus. Volevo solo non lavorare. E perché allora non fai il parlamentare? Vabbè, comunque non si fa così. Cattivo. Scus. Fine. Il boss di sta puntata è già sconfitto. Ma stava a 15 minuti su 20. Na manna fiar cactus. Not so fast. Sono io quello fast. Rieccolo. Sonic freeboot. Sonic e basta. Tiè. Che è? Un portachiavi scomodissimo. C'è qualcosa nell'occhio, attack. E invece no. Ha spezzato la mia spada. Impossibile. L'avevo comprata da Chef Tony. C'è un equivoco. Posso spiegare. Sei uno di loro. Ma che cupola. Se te vede Cosimo dei Medici, chiama Brunelleschi. C'è Pier Carcolo e arriva a Firenze. A Firenze arriva. Ma questo è pelatismo, razzismo, radismo. E bam, se può fare una battuta che te fanno cavolo. Comunque davvero, pure al TG dicevano: state lontani dalla gente calva. Ma porca troia, ma non si fa così. Ma poi non mi riconosci. Sono quello che ha sbracato la casa dell'evoluzione. Ciao Darwin. Che ha sconfitto piccolo freebooter, il gigante colossale freebooter, Lucin freebooter, sono il distruttore dei freebooter, cazzo. Siamo alla quarta puntata, ho già salvato il mondo 6-7 volte di quello che si è visto. Ma chi sei? Mai sentito? How could this happen to me? Ma com'è possibile?
aprile. Ma perché quei geni dell'associazione degli eroi, lo dico, l'associazione degli eroi, questi si chiamano, volevo dirlo quando si presentavano ma non arrivano mai, esiste proprio un circoletto governativo con dei rank eccetera, poi vedi, vanno a fa le si è saiate, ma non capiscono un cazzo. La casa di evoluzione pensano sia stato Genos, che se i meriti di Saitama, Genos freebooter a sua insaputa, scagliola intensifriz, e questo è il risultato. Comunque, oh, il versus che non ti aspettavi, scontro Sonic e Saitama se scrociano solo S e stop. Questo Mena, magari un degno avversario, ovviamente no. Ormai si è capito che il bello di questo anime, fumetto, manga, come te pare, non è come il nostro eroe riuscirà a sconfiggere il cattivo, se ce la farà e tutte ste cazzate, ma come il cattivo reagisce alla sgrevitudine di Saitama. Perché tanto alla fine, cioè, il buono vince sempre, no? Dappertutto. Qui, se dai a tutta roba inutile in mezzo, allenamenti, scontri mortali, tanto vince lui. Quindi, o sa te, o so io, o sa mizio. Oh mio Dio, questo non sta bene per niente. Hai visto il mio attacco due volte? Sai come si dice, no? Me freghi una volta, disonore a te. Me freghi due volte, disonore sulla tua mucca. Ma che vuoi? Angard! Ma me sta prendendo in giro. Te sta a divertire. Vedo la gioia di un bambino sul tuo volto. Questo dice che deve il tic da ma che è Joker? Ride a cazzo peggio di Joker. Joker freebooter. Che ne pensi della mia velocità? Supersonica. Hai capito? E mi chiamo Sonic. Chiedi il cassotto per cortesia. So troppo veloce per te. Sto qua e posto qua. E posto qua e qua. E qua e qua e qua. Sto qua e qua. Di uno che deve star nudo, o se non sta nudo è come se lo fosse, è una cosa ricorrente, porco Giuda. Ogni puntata c'è sta uno nudo o quasi. Devo censurare tutto ogni volta, non me fido. Adesso t'attacco, eh. E meno male, sono due minuti che disegni pentagrammi in aria. Eccolo. Meh. L'ha visto? Mi costringe al freebootaggio completo. Mi chiudo a riccio attack. E succede l'irreparabile. Oddio! One Pal! No, niente. Sto figlio di soia! Tutto a posto, ho ritrovato il contegno. E invece no. Ma che l'hai castrato? Mi vendicherò dell'onta subita. Ma ha fatto tutto da solo. Ti sconfiggerò! Oh, un rivale per il nostro eroe. Lo stereotipo di Vegeta, vai. E vabbè, ci sta. Non manca proprio niente ormai. Dove è stato, maestro? Fatto una passeggiata a mezzo a un bosco. Lei va a divertirsi e mi lascia qua. Questa casa non è un capsule hotel. Non sono un robot da cucina. Ha combattuto contro un ninja. E no? Sonic il supersonico? È cringe, lo so. È questo che fa quando mi lascia a casa, eh? In giro tutta notte, come al solito. Con i travestiti, eh? Sta buono che c'è un problema serio. Attenzione, i drammi dell'eroe ancora una volta. Che succede? Ha perso un'altra giornata dei saldi? Ha capito che questo d'ora in poi viverà sbafo a casa sua? No, il problema è che non me se incula nessuno. So anni che faccio memini e nessuno mi mette mi piace. Te credo, fai meme enormi sui cactus. I cactus sono belli. No, so tre anni che questo ammazza minacce per l'umanità. E infatti, quello che stavo a dire. E nessuno sa che esiste. Ma finché qualcun altro se più i meriti. E poi chi è questo? Voglio la storia con questo. Dove sono i miei fan? Un gruppo Facebook, qualcuno che mi scrive messaggi su Instagram. Nessuno. Me se incula. Niente, l'ha presa malino. Ma pure il gigante, no? Cazzo, una città devastato. Chi pensano sia stato? Un colpo di tosse. È inciampato. Eren. Ma c'è un motivo. Diciamo perché continuano a dare i meriti agli altri. Per esempio, io ho visti sardine, pesce palla, comunisti, buonisti, ospiti della casa tua, fascisti rossi, movimento 5 nuvole. Chi l'ha sconfitti? A chi danno il merito? Al nostro eroe? No. A Sonic? No. A Spaden Rider. Ma no, lo fanno passare per freebooter. Ma quanto è bravo lei. C'è un equivoco. Ma sensei, senpai, semmai. Semmai cosa? Lei è iscritto all'associazione degli eroi? Oh, finalmente la nominano, porco giù da quattro puntate, oh. Muro de testo, che può essere riassunto in noi cassosse ore et nios. Solo chi è riconosciuto dall'associazione può presentarsi come eroe. E te paghiamo pure, davvero. Anche se quale eroe farebbe le cose brave per soldi. Meglio se li tenemo noi. Hai ragione.
ragione. No, non potevo farlo, ve paghiamo. Taglie. Chi non fa parte dell'associazione sarà trattato come un poraccio, perché noi siamo snobbettini. E gli fregheremo pure i meriti. No! Mi scusi, maestro. 3 anni che fa l'eroe. 3 anni. 3. E non ha mai sentito parlare da associazione? No. Ma sei rincoglionito! Ma passi metà del tempo a annaffia quel cactus! Ma si vede che non è pubblicizzata bene. Non gliene faccio una colpa, scusi tanto. L'associazione degli eroi è stata fondata dal miliardario Mentone, dopo che un onesto cittadino aveva salvato suo figlio da un mostro aragostone. È lui, il padre di quello affetto dalla culite mentiforme, che il nostro eroe ha salvato prima di allenarsi, quando era una scoreggina, nella puntata 1. L'associazione esiste grazie a lui. Genos, tu sei iscritto? A me non me ne frega proprio un cazzo. Se ti iscrivi con me, te prendo come allievo. Fare l'eroe è sempre stato il mio sogno. Guarda questo, mamma mia, venditore di culo. Cambio scena, Amered è ancora vivo. No, Amered! Mi stava a cominciare a star simpatico. Alla fine era una sottotrama comica. Hammer, martello, sottotrama comica. E chi è sta gente? Signore, mi dispiace dirglielo, ma lei è veramente brutto. Ma chi so, Venere di Milo Freebooter e Gola Profonda Freebooter? Sono robottini cyborg. Che abbiano a che fare con il cyborg che cerca Genos? L'abbiamo lasciato andare con le tute solo per testare la loro forza. Era tutto programmato dall'inizio. Siamo cattivi e anche intelligenti. Che ci famo col corpo? Lasciamolo qua. Addio martellone, Hammered. Insegna agli angeli a sopravvivere ancora una volta. Brucia le culo! I gatti coi vite loro gli spicci una tuta ad Hammered. E poi voi ammazza che scime che siete, super cibernetici. Manciavete uno scanner vitale, qualcosa, non ve ne accorgete che è vivo. Ma va, comunque dai, martellone non muore. Al cazzo te devi attaccare, hai capito? Io resto inchiodato qui e vaffanculo. Però basta, torno a fare fiction. Torniamo dal nostro eroe. Sta puntata non vuole finire. Siamo qui col signor... Tutto d'un pezzo. Cosa ne pensa del Movimento 5 Nuvole? Che dare soldi per permettere a chi non ha niente una vita dignitosa, piuttosto che farli sfruttare agli imprenditori o peggio, è una vergogna! Tutto d'un pezzo de merda! E il nostro eroe capisce, capisce ed empatizza, e tu empatizzi con lui, che alla fine non era tanto diverso da Martellone. E porco... Sto shuttle di merda! Non era tanto diverso da Martellone. Perché finché sto paese continua a pagare 800 euro al mese, con contratti a tempo determinato, con l'incertezza del futuro, a uno gli è pure la fantasia de va qua a fine. Perché neanche lui è disoccupato. Cioè, infatti, come campa, come paga l'affitto non si sa. E sarebbe bastato poco per fargli prendere quella strada. Che si sia sentito oppresso dalla società. Oh! Martellone precursore! Maronna mia, la filosofia me porta via. Questo anime fumetto manga ti fa ridere ma anche pensare. A presto, con altra puntata. Cercherò di accelerare il passo, ma prima... Ma ovviamente c'è sta pure la post credit scene. Ci siamo, eccoli davanti alla sede del test per diventare eroi. È pronto maestro? Sì! Più forte! Sì! Non ho sentito bene! Sì!